Ciao ragazzi, nuovissimo video. In questo video non mi vedete, ma proprio perché vi volevo fare il video delle scorte beauty che ho, e scorte beauty e make up. E quindi direi di cominciare subito. Allora, da questo lato ho le scorte dei profumini Avon, che al momento costano 2,99 euro, ma troverete comunque in offerta. E ho 1, 2, 3, 4, 5 di questi profumini perché mi piacciono veramente tanto. Me lo spruzzo anche la sera prima di andare a dormire un pochino. E quindi ne ho voluti far scorta. Anche perché a volte si trovano 2 a 4,90, quindi sono molto convenienti. Poi ho un magnifico per i capelli perché con questo spray mi ci trovo veramente molto bene. Infatti quando lo trovo nei negozi di parrucchieri lo prendo sempre uno. Anche se costa 15 euro, tipo lo trovo dai 15, 15,50. Anche se mi sto trovando molto bene con quello della Shakerproof Rosa che avevo visto da Gnappetta. E quindi costa 3,90 euro, preferisco prendere quello. Però questo qui una volta ogni tanto quando lo trovo lo prendo perché mi piace veramente tantissimo. Poi ho qui una scorta di gel per la rasatura di Avon, con cui mi ci sto trovando veramente molto bene. Poi ho due tonici, tonici, to, hey, due tonici della Garnier alla rosa. Ne ho due uguali perché con questo qua mi ci trovo veramente molto bene. Infatti ne vorrò fare scorta perché sono veramente ottimi. Infatti penso che quando tornerò da Tigotà me ne comprerò altri due o tre. Poi ho due gel per le mani, scusate mi sposto qua, due gel per le mani, gel detergenti, ho questo qua della Yves Rocher e poi un Manipure che avevo preso in farmacia. Poi ho due gel detergenti per il viso, vado un pochino più indietro così vedete bene. E ne ho uno della L'Oreal ai fiori rari. Scusate, ma non so come farvelo vedere. Ho questo qua ai fiori rari della L'Oreal da 150 ml. E uno della Sensitive Cavomille della Yves Rocher. E penso di fare scorta anche con questi, però con il sebo vegetale, sempre della Yves Rocher, perché mi trovo molto bene. E ho provato altri gel detergenti, ma come mi trovo bene con quelli della Yves Rocher, non mi trovo bene con nessun altro. Quindi presto ne farò scorta. Poi ho tre deodoranti spray, tra cui un neutro Rubex e due Dove, che avete visto nel video haul di Tigotà, che erano in offerta al secondo e al 70%. Poi due deodoranti roll-on e anche di questi ne farò scorta della Yves Rocher e ne ho uno freschezza e uno delicatezza alla camomilla e come profumazione quello alla camomilla secondo me è più buono. Poi ho tre creme per il viso, una giorno a New della Avon che ho già provato e mi ci trovo bene. E poi ho una Sensitive Camomilla della Yves Rocher e una dei Provenzali Bio che era in offerta da Tigotà qualche mese fa e la tengo per scorta comunque per le creme. Poi ho uno struccante bifasico e anche con questo dovrò farci scorta perché mi trovo veramente molto bene. Questo qua della Pore Bleue della Yves Rocher da 200 ml. Ho poi due struccanti, due acqui micellari della L'Oreal per pelle e occhi sensibili col tappino rosa, ne ho due. Poi ho tre shampoo, uno di Herbal Essence e due della Ultra Dolce di Garnier che avete visto nel video haul di Tigotà e anche su questo c'era il 70% di sconto sul secondo shampoo. Infatti voglio tornarci anche per questo. Ho un balsamo per capelli solo e devo andarla a comprare perché sto per finire con un bagno. Poi ho 2, 4, 6 dentifrici e per questo avrò veramente tantissima scorta. E
i dentifrici, infatti per un bel po' penso di non comprarli. Dovrò fare più scorta sui gel detergenti, tonici, struccanti e balsami per capelli. Poi sopra ho due balsami labbra. Ne ho uno della Just e questo qui che avete visto, non voglio far cascare niente nel video haul di Gotà, che è della Glice 1000. Poi ho una crema per le mani della Yves Rocher alla vaniglia, che starà adoro. E questo qua che è praticamente uno spray per le calzature dell'Avon. Poi vi faccio vedere che cosa ho qua. Queste qua sono le scorte di La Mette Rasoi. Ho poi la scorta di 4 spazzolini per denti che avete visto nell'haul di Tigotà, che erano in offerta a 1,11 euro, quindi li ho presi. E poi ho i piumini per il fondotinta di scorta. E poi mentre ci sono vi faccio anche il video delle scorte di trucchi che adesso vi prendo. E ho di scorta un primer per il viso di Avon, questo qua è il Magic Smart. Poi ho un fondotinta in polvere che non so se usare addio come cipria o come fondotinta, ora vedrò un attimo. Ed è questo qua della Distillery Pressed to Impress Powder Foundation, che io ho nella colorazione Patch 100, che devo sempre aprire, quindi non so se va bene per il mio incarnato, però ho deciso di diciamo fare questa combo primer viso e polvere e fondotinta in polvere. Poi ho un primer occhi di Yves Rocher che non ho mai provato, così lo provo. Una cipria di Essence, questa qui che è l'All About Matte. Poi ho 4 matite verdi 10 Eucalipto della Yves Rocher, che sono le mie matite preferite. Queste qua per gli occhi sono fantastiche, infatti ogni tanto le inserisco nell'ordine. Poi ho due mascara della Yves Rocher 360 gradi volume, ma voglio provare quelli nuovi della L'Oreal, quello là volume a forma di mongolfiera, però prima voglio finire queste due. E poi ho due correttori. Ho un correttore Color Trend di Avon nella colorazione medium, speriamo che va bene. E poi ho questo qua di Wycon che avevo preso in vacanza, che è nella colorazione 02 Light Neutral. Niente ragazzi, questo era tutto. Vi faccio vedere una panoramica. Spero che comunque il video vi sia piaciuto e ci vediamo presto.